Buon pomeriggio, buon inizio di settimana, buon inizio d'anno, possiamo dire la prima trasmissione del 2024 per quanto ci riguarda. Ripartiamo dopo una breve pausa per le vacanze natalizie. Inizia un anno complicato, delicato, importante sul fronte della politica, l'anno che ci porterà alle europee e alle amministrative in oltre 180 comuni della Toscana, a cominciare da Firenze. La marcia di avvicinamento a questo appuntamento è iniziata ormai da tempo. Ne parleremo con i nostri ospiti in studio. Andrea Giorgio, assessore all'ambiente del Comune di Firenze, salve, bentornato. Buongiorno. Marco Landi, consigliere regionale, capo portavoce dell'opposizione in consiglio regionale, appunto, consigliere regionale della Lega. Salve, bentornato anche a lei. Buongiorno. Un flash prima di entrare nelle dinamiche della politica con Francesco Storai da Agliana in provincia di Pistoia per aggiornare della notizia che vi abbiamo raccontato con un'ultima ora nel nostro TG, ovvero il cadavere carbonizzato trovato questa mattina in aperta campagna. Ti vediamo, Francesco, appunto in aperta campagna. Allora, quali dettagli hai raccolto finora? Allora Nicola, innanzitutto buon pomeriggio. La domanda principale è ancora senza risposta: si tratta di un suicidio o di un delitto? A domanda precisa gli inquirenti ancora si sono riservati di non rispondere, sono in corso le indagini nella villetta, la vedete alla mia sinistra, le Villa Gialla sullo sfondo, dove è avvenuto la morte di questa persona, un sessantenne che viveva al primo piano della villetta insieme alla figlia. È stato ritrovato carbonizzato fuori dall'abitazione questa mattina, è stato dato l'allarme, sul posto è intervenuta prima un'ambulanza che non ha fatto altro, il personale a bordo non ha fatto altro che constatare il decesso, dopodiché ovviamente vigile del fuoco e soprattutto i carabinieri. Da allora i carabinieri non hanno mai abbandonato la villetta, sono ancora all'interno è ancora il corpo di questa persona, sono in corso le indagini. Senza scendere nel macabro, ovviamente il suicidio sarebbe avvenuto in una dinamica abbastanza anomala, quindi anche per questo i carabinieri vogliono non trascurare nessun dettaglio. Noi ci siamo provati ad avvicinare un po' di più prima, ma siamo stati fatti allontanare dagli stessi carabinieri perché la situazione è estremamente delicata, quindi io rimango qui in zona, cerco di capire e di avere notizie ulteriori. Per il momento dagli ANAT è tutto e ti restituisco la linea. Grazie Francesco, ovviamente qualora ci fossero novità tu riuscissi a mettere insieme ulteriori elementi, siamo qua in diretta pronti a raccontarli. Veniamo alle questioni di attualità anche politica. Come abbiamo visto poco fa nel TG con Andrea Calcinai, è particolarmente calda proprio in queste ore la vicenda legata allo stadio di Firenze e in generale ai tagli che sono arrivati proprio per il Comune di Firenze da parte del governo. Sulla questione stadio c'è stata una fotografia del direttore generale Viola Barone di sabato scorso fuori dallo stadio Braglia di Modena, una presa di posizione netta della società gialloblu, il che rimette tutto in discussione anche perché l'ipotesi Empoli torna di estrema attualità. Allora facciamo il punto in questo servizio e poi ne parliamo. Restare tutto il 2024 al Franchi, giocare alcune partite ad Empoli e poi trasferirsi al Padovani per la stagione 2025-2026. Sarebbe questo il piano con cui Palazzo Vecchio, insieme alla Regione, si presenterà al vertice sul futuro della Fiorentina in programma giovedì in prefettura. Un piano che potrebbe incassare il sì della Fiorentina, ma che porta con sé varie incognite, a partire dal cronoprogramma dei lavori, sia per il restyling del Franchi che per il Padovani, sulla cui realizzazione il Comune ha già messo in bilancio 10 milioni che probabilmente potrebbero non bastare. Decisiva sarà anche la decisione del Governo, al quale Nardella ha chiesto la proroga all'avvio dei lavori e la garanzia che i mesi di slittamento del cantiere non inficeranno sul contributo di circa 150 milioni stanziato dai ministeri per il restyling del Franchi. Per la riuscita dell'operazione serve anche il benestare della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, finora contraria perché preoccupata dall'invasione di tifosi e dai problemi logistici che ne conseguirebbero. Ma ora la sua posizione potrebbe ammorbidirsi davanti alla prospettiva di un'ospitalità limitata nel tempo e con tempistiche ben scandite. Al piano Empoli si arriva dopo che sia la politica che il club Viola hanno battuto anche altre strade. Gianni ha passato in rassegna gli altri impianti toscani, ma alla fine nessuno sembra in condizioni tali da poter ospitare senza robusti interventi partite di Serie A e anche le soluzioni fuori regione non sembrano poi così fattibili.
dopo la visita del DG Viola Gio Barone allo stadio Braglia di Modena, prima del match di sabato contro il Sassuolo. La società emiliana ha diffuso un comunicato in cui spiega, per fini di trasparenza e senza alcun intento polemico, che non è contemplabile la possibilità che lo stadio Alberto Braglia di Modena possa venire utilizzato per ospitare le partite interne della Fiorentina. Fin qui dunque la cronaca delle ultime ore. Assessore, in che direzione si va? Sembra diventato il grande tema, la grande questione lo stadio di Firenze. Beh, lo è diventato anche perché per la prima volta da qualche decina d'anni siamo nella condizione di parlare avendo dei soldi per sistemarlo lo stadio, perché altrimenti si toglie il motivo per cui ne stiamo parlando. Non tutti, non basta. Stiamo parlando però di un'amministrazione, questa amministrazione che dopo anni di richieste ha trovato 150 milioni di euro per sistemare il Franchi di Firenze e per dare alla Fiorentina, ai tifosi, una casa più accogliente, un modo e un luogo più bello, più confortevole per tifare la squadra della nostra città. È evidente che per fare un intervento del genere serva mettere in condizione la Fiorentina di giocare in uno stadio capiente, in uno stadio che possa ospitarlo, e siamo tutti al lavoro insieme alla Fiorentina per trovare la soluzione migliore. Insieme alla Fiorentina? Insieme alla Fiorentina certamente, perché è insieme alla Fiorentina che sono stati fatti tutti i passi che si sono fatti fino ad oggi. Insieme alla Fiorentina vuol dire costruendo con la città, quindi istituzioni e squadra, le opportunità migliori possibili. Poi ovviamente è la Fiorentina che dovrà decidere. Noi stiamo mettendo in condizione la Fiorentina di poter avere uno stadio sistemato con 150 milioni e di poter giocare per un periodo, quello che sarà necessario, allo stadio Padovani. Nel piccolo intermezzo che ci sarà dobbiamo valutare alcune ipotesi. Una può essere quella di Empoli, ma abbiamo bisogno dell'ok della sindaca di Empoli e di mettere intorno a un tavolo tutti i vari attori. Per il momento non c'è. No, per il momento non c'è, però la domanda che era stata fatta qualche mese fa era per una permanenza molto più lunga. Noi adesso abbiamo scritto una lettera, l'ha scritta il sindaco, sì, l'ha scritta al governo e l'ha scritta perché l'interesse a sistemare il Franchi è un interesse del movimento calcistico italiano e è interesse anche della Lega. Quella, la lettera chiede di poter avere 6 mesi in più di tempo per fare i lavori, sono 6 mesi che permetterebbero una gestione migliore di tutto questo processo. Adesso aspettiamo la risposta da parte loro. Io non credo che vorranno, come hanno già fatto però tante altre occasioni, strumentalizzare un fatto utile alla città per un piccolo tornaconto personale. Ci arriviamo su questo. Landi, che idea si è fatto della vicenda stadio? Perché poi qualche giorno fa, sabato scorso se non sbaglio, è arrivato venerdì, insomma sul fine della scorsa settimana, è arrivato una presa di posizione del governatore Giani, una diciamo ricognizione dei vari impianti in Toscana, perché al di là di Empoli insomma si erano fatte altre ipotesi. Noi siamo andati a vederli un po' gli stadi che ci sono in Toscana, se lo stadio di Firenze in tante parti non è messo benissimo, gli altri stanno tutti estremamente peggio. Oggi nel TG abbiamo fatto vedere quello di Pisa, insomma, al di là delle questioni di campanile, il vice sindaco lì insomma si è opposto anche per questo, ma insomma siamo stati a vedere Lucca, siamo stati a vedere Pistoia, siamo stati a vederne diversi, Siena chiuso, insomma il panorama è abbastanza desolante. Sì, ho seguito un ottimo lavoro di giornalismo, questo sicuramente, di aver fatto un vaglio di quelli che possono essere possibili stadi in Toscana dove potrebbe andare a giocare la Fiorentina, sicuramente è stato un lavoro importante di attenzione oggi da seguire. Devo dire, l'idea che mi sono fatto sullo stadio, è un po' che me la faccio questa idea, diciamo da una trentina d'anni almeno, visto che ho vissuto per molti anni in via Castelfidardo e quindi conosco molto bene quella zona e conosco molto bene anche le varie questioni che si protraggono da decenni, fino a che siamo arrivati ad un punto in cui arriva un presidente di una società, un privato, che propone di fare a sue spese uno stadio e il comune evidentemente dice no, perché si arriva a ripiegare oggi, dopo aver fatto il bando di gara dando solo la possibilità del metafile, dopo avendo parlato di tanti aspetti, dal progetto bloccato dalla sovrintendenza 2019, insomma la ricostruzione storica poi diciamo che i fiorentini la conoscono bene, quindi bisogna essere anche onesti
e dire che oggi si sta palesemente ripiegando su quello che è la ristrutturazione del Franchi, una ristrutturazione che ha bisogno di molti soldi e che chiaramente comporta anche delle difficoltà, perché bisogna capire anche una società che poi deve fare questi lavori sullo stadio dove sta giocando e quindi deve trovare anche un'alternativa. Dal punto di vista del sindaco Bernini di Empoli, la sindaca sinceramente dopo aver detto no ad uno degli impianti fondamentali per sappiamo che ha detto di no al gasificatore o insomma ad un impianto molto innovativo che avrebbe risollevato molte questioni ambientali anche per lato centro, oggi va al centro della scena, oltre che insomma, per altre questioni del suo passaggio dopo il sindaco che insomma sono all'attenzione di tutti ma sulle quali non voglio intervenire, devo dire che anche sullo stadio insomma si dimostra, perlomeno in un primo momento si è dimostrata poco aperta. Sinceramente non so se l'intervento del presidente della regione Giani può calmierare questo impatto. Sicuramente bisogna trovare una soluzione. Su questo poi, giovedì dovrebbe esserci il tavolo in prefettura per fare il punto proprio su Empoli. In questo senso però dicevamo dei tagli del governo, perché i soldi e i fondi per il Franchi inizialmente stanziati anche con il PNRR erano di più, la necessità per completare l'opera era ulteriore, c'è stato un taglio da 55 milioni che segue, anzi al quale poi sono seguiti tagli all'Istituto degli Innocenti, tagli alle varie linee della tramvia, la mancanza di fondi per il payback sul fronte della sanità e poi di conseguenza c'è stato l'aumento dell'IRPEF da parte della regione. Insomma, Giorgio, che fa anche il coordinatore della segreteria regionale del Partito Democratico, vedete un concatenarsi di eventi? C'è un disegno dietro o è soltanto una casualità e lo vediamo, siamo maligni noi? Ma no, ma è evidente che ci sia un disegno dietro. Aggiungerei le non risposte sull'alluvione, sul post-alluvione. Possiamo aggiungerci tante questioni. Noi abbiamo una destra che ha messo le amministrazioni locali guidate dal centro-sinistra nel mirino e il problema è che non la pagano gli esponenti del Partito Democratico questo, ma lo pagano i cittadini, cioè loro odiano le nostre amministrazioni e le nostre città evidentemente, perché vuol dire questo, levare le risorse all'Istituto degli Innocenti di Firenze che si occupa di adolescenza e marginalità è un danno alla città, è un danno alle persone, levare le risorse dalla tramvia vuol dire darci una città che ha meno soldi per essere meno inquinata e per avere meno traffico. Levare i soldi dallo stadio vuol dire non risolvere completamente un problema, ma si può andare avanti, cioè le aziende della Piana che sono state colpite dall'alluvione e che non hanno risorse per ripartire sono colpite dal governo, ce ne sono tantissime di cose, le possiamo mettere tutte in fila. Ora io ho ascoltato il consigliere regionale della Lega che dice abitava in via Castelfidardo ma non ha idea di cosa parla di stadio. Quello stadio ha un vincolo, non si è mai eliminato quel vincolo e col vincolo dobbiamo avere a che fare. L'amministrazione aveva offerto a Fiorentina dei luoghi, degli spazi e delle possibilità per fare uno stadio, si è ragionato anche di uno stadio che non era nella città di Firenze. Ci sono tantissime questioni che vanno un attimino la Mercafir è un po', se allude alla Mercafir, è stata un po' la pietra diciamo angolare attorno alla quale è partita tutta questa vicenda. Certamente. Commisso si dice scottato, diciamo così, da quell'esperienza, insomma, dice sempre mi è stata venduta la squadra con l'ipotesi Mercafir già sul piatto, quando poi siamo andati a vedere le carte non c'era niente, certo. Si vendevano ancora le zucchine, insomma. Sì, ma il tema è che tutta la discussione di oggi, ad esempio sullo stadio, parte da precedenti, ma oggi è un punto in cui ne possiamo discutere avendo qualcosa in tasca, nel portafoglio, cosa che non abbiamo mai avuto. Sul resto, ma avete un'idea su quei 55 milioni tagliati dove recuperarli? La discussione si può fare con la Fiorentina, si è aperta una discussione anche con loro, possiamo recuperarli. In questo caso la Fiorentina dice che non sono più 55 ma diventano 95-100 perché c'è tutta la parte dell'interno. Il comune può operare per trovare finanziamenti anche propri, anche perché è per lo stadio in convenzione, quindi lo può ammortizzare. Non è quello il punto è capire come facciamo a spendere soldi che già abbiamo e che hanno un vincolo temporale su cui il governo ci deve dire se ci dà 6 mesi in più o in meno. La richiesta è condivisa con la Fiorentina di avere una proroga. E
poi cercare di risolvere i problemi. I problemi sono due: dare ai tifosi un luogo decente dove stare a guardare le partite e dare una risposta alla Fiorentina che è troppo tempo che aspetta uno stadio all'altezza. Quella frase, ora Landi mi dice cosa ne pensa anche sul fronte dei tagli del governo, ma un flash con Giorgio, quella frase di Gio Barone detta al bar del centro sportivo, del Viola Park, votate sempre gli stessi, continuate a votarli, insomma, che effetto le ha fatto? La Fiorentina può diventare una variabile in campagna elettorale? Io penso che la Fiorentina debba diventare una variabile per la città, perché è una parte dell'identità della città. L'utilizzo politico delle vicende legate allo stadio, al tifo, è una roba che non sta in piedi, non sta in piedi a Firenze, non sta in piedi in Italia. È normale che nella discussione ci sia magari momenti riservati, anche no, ragionamenti o riflessioni che non dovrebbero uscire. Io penso che quello sia un errore perché, e lo vorrei sottolineare, questi soldi oggi ci sono perché c'è qualcuno che li ha presi e non è mai stato fatto questo. Landi, sentendo Giorgio, c'è un disegno dietro, no? E lo leggevamo anche stamani su Corriere della Sera, insomma, a livello nazionale il grande obiettivo per il centrodestra italiano sono Emilia Romagna e Toscana su tutte, ma poi anche Puglia e Campania, le regioni in mano al centro-sinistra. L'obiettivo è conquistarle alla prima tornata elettorale utile, quindi per quanto ci riguarda 2025. È una strategia, come dice Giorgio, come dice il Partito Democratico, quella che il governo sta mettendo in campo, oppure insomma sono episodi slegati uno dall'altro? Guardi, mi consente di dire che è una sciocchezza assoluta. E provo ad andare direttamente sugli aspetti che sono stati toccati. Il primo è quello del finanziamento con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lo stadio. È stata una vera e propria furbata da parte di Nardella e dell'amministrazione, di cui fa parte anche l'assessore Giorgio, per cui si sapeva benissimo che Campo di Marte non poteva essere inserita in uno schema di aree degradate, facendo riferimento a dei finanziamenti ben precisi. E questo è successo anche a Venezia, però a Venezia i soldi sono stati poi ritrovati. Sono stato molto paziente. No, prego. Facciamo per capire punto. Un discorso diverso, perché su Venezia il discorso è diverso, lei fa bene a dirlo, perché si è affrontato tante volte, ma è un'area ben diversa. Quella di Venezia, dove poi c'era tra l'altro anche un accordo di programma con il Comune. È famoso come zona degradata. Soldi dove erano stati poi sono stati spostati dei soldi che il Comune aveva già messo a bilancio e spendibili. Quello a cui mi ricollego anche sulla spendibilità dei soldi è proprio sul riferimento a quel termine sbagliato, che non sono tagli del governo per quanto riguarda la linea della Leopolda alle piagge, ma è assolutamente nessun taglio, ecco, perché si spalmano semplicemente quei fondi su un triennio successivo, perché manca, e questo credo che l'assessore lo sappia, e quindi credo anche che ci debba essere una sorta di onestà e di trasparenza quando poi si parla di una trasmissione pubblica televisiva davanti ai cittadini, che mancava una convenzione tra il Comune e il Ministero, e quindi questi soldi sarebbero poi finiti nel fondo di riserva, per cui non c'è nessun taglio, ma si spalmeranno semplicemente nel prossimo triennio. Questo è quello che riguarda l'innocenti. La Gran Via. Poi altri tipi di tagli, e fa riferimento all'alluvione, quando insomma le discussioni, i dibattiti anche in Consiglio regionale sono stati diciamo molto costruttivi da parte del centrodestra e delle opposizioni. Abbiamo un problema con prego, tornato là. Sono tornato, ma per chiudere sulle alluvioni devo dire che il governo ha stanziato da subito 5 milioni, che sono pochissimo, ma ne ha anche stanziati altri 25 dopo l'arrivo del ministro, che poi ha fatto tanto polemica, mentre invece diciamo che quello che più a noi preme è come i cittadini e le imprese possono accedere a questi fondi, la facilità di compilazione anche delle varie modulistiche. Ma ci sono danni per 2 miliardi, non per 25 milioni, 2 miliardi. 2 miliardi.
Quindi, le imprese di Confindustria hanno chiesto i soldi e non hanno avuto risposta. Gli amministratori hanno chiesto i soldi e non hanno avuto risposta. Aspetti, lo faccio completare, se no, prego, prego Landi. In Emilia Romagna è come fanno anche in Toscana. Quindi andare a, insomma, secondo me sono, ho provato velocemente, insomma, su tutti e tre questi aspetti a dire che il governo fa dei tagli, che ce l'ha con la Toscana, insomma, sembra una vera e propria sciocchezza, visto anche che tante opere sono ripartite anche grazie a questo governo, non da ultima l'alta velocità a Firenze. Allora, abbiamo... Posso? Prego, prego. Intanto, chiedo alla regia di accendere il collegamento con Stefano Rossi. Non so se Stefano mi sente. Sì, Nicola, eccolo qua, sento. Perfetto. Anche con l'ospite. Visto che si parlava di alluvione, chiedo un attimo di pazienza a Chiara Sarotti da Arezzo, ma per urgenza, visto che in Regione, in Palazzo Sacra di Strozzi, in Piazza Duomo, la sede della Regione Toscana sta per iniziare una conferenza stampa nella quale verranno illustrati anche i fondi che sono stati raccolti, in questo caso da Unicoop Firenze, per aiutare gli alluvionati. E allora con Stefano, insieme alla Presidente Mori, per un flash. A te Stefano. Sì Nicola, per farci anticipare alcuni temi dal Presidente Daniele Amori per capire insomma che tutte le iniziative che Unicoop Firenze ha deciso di adottare a poche ore di distanza dall'alluvione, a che cosa hanno portato? Hanno portato alla raccolta complessiva di 230.000 euro che noi daremo alla Protezione Civile per assistere le famiglie. La raccolta è stata fatta dalle persone che frequentano i nostri punti vendita, quindi i nostri soci, sono stati 115.000. E noi abbiamo raddoppiato, oltre a questi ci sono anche contributi che hanno dato le altre cooperative del distretto Tirrenico e anche Alleanza, Coop Alleanza. Quindi 230.000 euro che si vanno ad aggiungere ai primi aiuti che abbiamo dato, circa 50.000 euro di beni alimentari nell'immediata ore dopo l'alluvione per cercare di fornire beni di prima necessità alle persone. Oltre a questo abbiamo fatto anche un intervento molto importante verso i nostri dipendenti, perché come sapete il nostro punto di vendita è stato allagato, soprattutto nella parte della sala operativa, quella dove ci sono gli impianti, e quindi lo abbiamo dovuto chiudere, e per i nostri dipendenti che hanno subito danni abbiamo messo subito in atto una possibilità di prestito senza alcun costo, senza alcun interesse per 10 anni, a oggi abbiamo erogato 2 milioni di euro. Quindi diciamo, abbiamo cercato di fare la nostra parte di solidarietà sia nei confronti delle persone che lavorano con noi, sia nei confronti dei nostri soci attraverso la donazione che tutti hanno fatto. Prima di restituire la linea allo studio, Nicola, torniamo anche soltanto per un flash sull'udienza che c'è stata con il Papa nei giorni scorsi, perché insomma è vero ci sono tante iniziative concrete per aiutare persone in difficoltà, però anche ristorare l'anima al suo valore. Assolutamente sì, anzi devo dire che il Santo Padre ci ha ispirato e rinnovato l'ispirazione mutualistica del movimento cooperativo, incitandoci ad avere coraggio, ad usare una solidarietà fatta di reciprocità per e non contro, è ripetuto più volte, e ragionando con la testa, con il cuore, ma soprattutto cercando di essere operativi con le mani e coinvolgendo le persone. Grazie Presidente Mori, Nicola, linea a te. Grazie Stefano, ovviamente lì sono attesi anche il Governatore Gianni, l'assessora Monni, se capitano, insomma, è modo di intercettarli, siamo anche in questo caso qua in diretta. Assessore Giorgio voleva replicare su questo. Sì, no, intanto ringrazio Unicoop Firenze e la Presidente Mori perché testimoniano quotidianamente quanto la solidarietà sia un elemento diffuso nella nostra regione, anche tra chi fa impresa come movimento cooperativo. E bisognerebbe che si prendesse un po' più spunto, perché per quanto ne dica la Lega, il portavoce dell'opposizione che è qui in collegamento, i 2 miliardi di danni che sono stati calcolati in Toscana per l'alluvione hanno trovato risposta per l'1% con quei 25 miseri milioni.
E guardate che non è uno scherzo, sono imprese che devono ricomprare i macchinari per ripartire, sono persone che devono ricomprare i mezzi, che devono sistemarsi la casa, che devono poter ricominciare e che aspettano una risposta che non c'è. I nostri parlamentari hanno fatto interrogazioni, hanno fatto emendamenti, hanno chiesto di dare risposte. Qualche giorno fa Stefano Massini ha fatto un appello insieme ad altri artisti perché la Meloni non si dimentichi della Toscana. La Meloni ha fatto 3 ore di conferenza stampa, 3 ore e mezzo di conferenza stampa, con anche la pausa pipì a un certo punto, ha detto tutto, ha parlato di qualunque cosa, non ha mai accennato a questo che è un problema enorme, che non è un problema enorme soltanto per noi toscani, è un problema per il paese, perché quello è un polo produttivo gigantesco e lì abitano migliaia di persone. Mentre non davano nessuna risposta su questo in finanziaria, hanno messo 11,6 miliardi di euro per il modellino del ponte sullo stretto di Messina di Salvini, che qualche anno fa criticava e voleva buttare giù, ma che adesso è diventato la principale proposta politica di Matteo Salvini, perché hanno cancellato quella sulle accise, hanno cancellato lo stop ai migranti perché sono quasi raddoppiati gli sbarchi, hanno cancellato la flat tax, hanno cancellato anche la riforma delle pensioni, gli è rimasto il modellino, solo che quel modellino a noi ci costa 11 miliardi e 6, mentre non trovano i 2 miliardi per la Toscana. Questo è il motivo per cui loro in Toscana, in Emilia Romagna, a Firenze e negli altri territori non vinceranno, perché i fiorentini e perché i toscani si rendono bene conto che loro fanno gli interessi di parte e non delle persone. Landi, la replica in questo caso anche sulle mancate risposte della Premier alle popolazioni alluvionate della Toscana. Ma ripeto, al di là dei milioni che sono 5 più 25 e che il report ultimo del Presidente della Regione Giani, che tra l'altro tra poco terminerà i 90 giorni del commissariamento per le emergenze, quindi poi sarà necessario anche la nomina di un commissario per la ricostruzione, parla di 105 milioni. E poi i danni valutati complessivamente fanno riferimento a quei 2 miliardi, ma riferiti anche a tutte le opere e tutte la necessità delle ricostruzioni che devono essere fatte. Quindi io innanzitutto metterei un attimo in chiaro quelle che sono le emergenze rispetto a quelle che sono i passaggi, quelli che sono i passaggi successivi che dovrà poi compiere il commissario che sarà nominato per la ricostruzione. Ripeto che il governo è stato sempre molto vicino e attento a quello che è successo in Emilia prima dell'estate e poi sicuramente nella nostra regione, che ha vissuto dei momenti veramente terribili. Credo però che al di là della propaganda e dei toni che sta usando l'assessore in questa trasmissione, io credo che bisogna rivolgerci più attentamente, e l'ho fatto in aula, in consiglio regionale più volte con i question time del portavoce dell'opposizione, cercando di essere costruttivo e di veramente permettere alle persone, alle aziende che hanno subito danni, di poter accedere a quei fondi, perché molto spesso nella storicità purtroppo di questi disastri, in particolare delle alluvioni così come delle frane, poi ci accorgiamo che vanno a beneficiare di quei contributi, e così come l'importante necessità di bloccare quelli che sono i mutui delle aziende o delle famiglie, oppure non vincolare soltanto il blocco del pagamento dei mutui a coloro che sono fuori casa o che hanno subito una perdita totale, ma anche a coloro che hanno subito una perdita parziale. Diciamo, è un lavoro molto importante, purtroppo poi, dicevo, ci accorgiamo che andiamo a soddisfare forse il 50% di quelli che avrebbero avuto veramente bisogno. E quindi credo che il primo sforzo da fare è quello, io l'ho chiamata task force, che metta la protezione civile insieme alle amministrazioni, ai sindaci, ad aiutare fattivamente ed efficacemente le persone che hanno dei danni. Poi se la vogliamo mettere anche su altri toni, io ci posso anche stare, posso andare sul piano, torniamo anche sullo stadio, mettiamo in piedi anche la domanda chi è il presidente dell'Unione Rugby di Firenze, visto che si parla di andare a giocare al Padovani, e magari così l'assessore mi risponde. Però non credo che sull'alluvione possiamo permetterci. Sullo stadio sono disponibile, sono disponibile sulla tranvia, sono disponibile su tante cose, ma sull'alluvione, su questo terreno, però non mi ci metto. Allora, voleva replicare una cosa
abbastanza banale, lo faccio sempre, ormai ci conosciamo e lo dico tutte le volte, perché tutte le volte che mi trovo a parlare con qualcuno che rappresenta l'attuale maggioranza, l'attuale governo italiano, mi preme a ricordarlo, il motivo per cui succedono questi disastri, le alluvioni o gli eventi meteorologici estremi, sono i cambiamenti climatici, quelli che loro negano, quelli che Salvini nega, perché quest'estate diceva che è caldo, ma come sempre, quelli che il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale nega, dice che sono fenomeni astronomici e non dei fenomeni dovuti all'uomo, e o noi parliamo di questo e mettiamo anche dei soldi sui piani di resilienza, sui piani ambientali, oppure rischiamo di veder ripetere costantemente e sempre peggio quello che sta accadendo in Toscana in questi mesi. Dobbiamo affrontarla questa questione, non possiamo rimuoverla. Il governo l'ha rimossa, ha rimosso anche il tema della transizione ecologica dalla discussione. Stiamo ancora aspettando che ci diano i definitivi modelli per costruire le comunità energetiche, stiamo ancora aspettando che costruiscono gli strumenti operativi per una vera transizione ecologica. Lo ripeto tutte le volte, o noi capiamo che la questione ambientale è centrale, oppure faremo la conta dei danni tutte le volte senza capire qual è il motivo. Glielo ricordo, visto che lui sta pure in Commissione Ambiente e Territorio della Regione Toscana, perché ogni tanto dovrebbero anche ricordarlo a quelli che stanno invece a Roma e che su questo non fanno niente, o che ad esempio dai fondi del PNRR, ne avevamo parlato qui in trasmissione, hanno eliminato tutte le risorse per il dissesto idrogeologico. Allora, ci torniamo su questo dopo una pausa per la pubblicità, ma abbiamo Chiara Sadotti da Arezzo che attende da un po' e quindi vado da lei per un altro problema, che è quello legato alla sicurezza. Sicurezza nelle nostre città sarà ed è già un altro dei grandi temi di campagna elettorale anche a Firenze. C'è stata un'altra spaccata anche stanotte, ci saranno assemblee di cittadini convocate anche per questa settimana, San Jacopino ad esempio per giovedì nel tardo pomeriggio. Ad Arezzo la situazione non è troppo diversa, in particolare in alcune zone della città. Chiara, ti trovi a due passi dalla stazione, così? Sì. Sì, Nicola, qui ci troviamo a Campo di Marte, la stazione è davvero a pochi passi da noi, altrettanto vicino il Parco del Colle del Pionta. Queste sono alcune delle zone più calde della città di Arezzo, dove i cittadini, residenti e commercianti da anni segnalano insicurezza, degrado e microcriminalità. Queste aree sono state oggetto ormai ciclicamente anche di blitz da parte delle forze dell'ordine. Qui è nato un comitato di cittadini, il comitato Duomo Vecchio. Ecco, come si vive in questa zona? Viviamo male, cioè, in quanto noi cittadini per bene evitiamo Campo di Marte. Ecco, noi ci troviamo a Campo di Marte, questo è un orario particolare dove c'è poco da vedere, anche se le nostre riflessioni erano quelle che una volta che hanno visto l'emittente televisiva già personaggi strani si sono allontanati. Cioè, questa è zona di proprietà di traffici particolari. Nulla viene fatto, noi da sempre chiediamo una presenza continua e costante delle forze di polizia, ma né lo Stato né l'amministrazione comunale ci dà una mano. Cosa accade in questa zona? Qui c'è lo spaccio continuo di droga, quindi H24. I nostri figli, noi stessi, per andare in stazione, al di là di questi orari, non dobbiamo fare il giro lungo. Ma questo non succede solo qui, c'è questa strada parallela dove c'è un centro scommesse, una galleria che è stata chiusa proprio per evitare che all'interno si verificassero cose veramente gravi, e in fondo, essendo chiusa, anche lì c'è spaccio. Cioè, capita spessissimo, e io ne sono testimone, che a qualsiasi ora della mattina, del giorno, della sera si fermano le macchine e trasferiscono denaro e danno cose che non si possono nominare, insomma, di cui tutti sappiamo il concetto. Cosa ha bisogno Campo di Marte? Secondo me di una vera e propria riqualificazione, innanzitutto da parte mia, credo di tutti, l'illuminazione nelle città è una cosa preponderante, soprattutto in luoghi come questo. Questo è un luogo buio che dalle 5 in poi diventa appunto zona off limits e soltanto di proprietà di certi personaggi. Non solo, ma anche attività di svolgimento. Cioè, ecco, io devo ringraziare quelle associazioni che si danno tanto da fare per fare dei mercatini dell'usato. Ecco, in quelle giornate è bellissimo perché si vede gente per bene, di qualsiasi razza, e questo è importante.
importante, perché credo che ormai la retorica del razzismo sia venuto meno, e questo ringrazio tutti. Qui non si tratta di razzismo, qui le persone per bene di qualsiasi razza in Italia si sono ben inserite. Qui c'è una situazione diversa, è una situazione in cui si dà per scontato che si possano realizzare attività che sono illecite. Non c'è né prevenzione né repressione. In qualsiasi altro stato, e ne ho la contezza di mia figlia che è andata a studiare in Spagna, non succede così. Le forze di polizia intervengono di fronte ai fatti che sono non solo incivili ma illegali. E qui siamo in una situazione in cui tutti si sa, nessuno sa. Questa è l'Italia, e credo, cioè, non può essere la giustificazione siamo vicino alla stazione. Bisogna intervenire su queste cose, cioè i cittadini per bene chiedono interventi. È possibile che noi usciamo dal treno? Sono io testimone, e abbiamo categoricamente almeno 2-4 poliziotti che chiedono i documenti ai ragazzi che vanno all'università. E quando gli chiediamo dall'altra parte, a 50 metri da te, non esiste un poliziotto che gira? Questo è in non senso, cioè ci devono far capire la logicità di questi interventi, non esistono. Più volte avete chiesto anche un presidio in questa zona. Certo, un presidio o comunque un giro di volanti che sia comunque costante. È chiaro che questo limiterebbe, ostacolerebbe l'attività che c'è. Qui non si vede un'anima, noi passiamo da tutt'altra parte e cioè, non possiamo usufruire di un parco che, voglio dire, è cosa pubblica, credo, no? Quindi questo è il grave problema. Ora non so se hai delle domande. No, Chiara, grazie. Chiarissima la tua ospite per la fotografia che ha scattato della situazione. Abbiamo una pubblicità che incombe, diamo la linea alla regia, un piccolo break e poi ripartiamo da qui con i nostri ospiti, con tanti collegamenti ancora. Tra pochissimo.